Bianca, grazie agli organi di stampa, alle persone che sono intervenute questa mattina. È chiaro ed evidente che questa proposta che stiamo qui presentando oggi alla stampa e quindi anche alla città di Vittoria è un atto abbastanza forte. Quello di chiedere quindi una sfiducia al Consiglio Comunale, proporre una sfiducia nei confronti di questa amministrazione. Come tale, un atto talmente così importante è un passo decisivo anche per le sorti della nostra città, è stato valutato con responsabilità da parte di questi consiglieri comunali che possono domani. Perché dico questo? Dico proprio perché noi, Vittoria è stata una città, è una città difficile da amministrare, una città che ha vissuto dei periodi molto bui e che speravamo, penso di tutti noi, che questa amministrazione di cui non condividiamo le scelte avrebbe portato Vittoria, la città di Vittoria, ad un percorso di rinascita. Purtroppo dopo 2 anni questo non è avvenuto e non sta avvenendo, e neanche ci sono le prospettive che questo possa avvenire. Sono stati condivisi da parte del Consiglio Comunale. E poi le varie vicende che poi si sono avvicendate successivamente, parlo delle dimissioni di 3 assessori, questo è un segnale forte di debolezza da parte di questa amministrazione. È chiaro che un assessore che si dimette, è evidente che qualcosa non funziona all'interno della macchina amministrativa. Poi nel corso di questi 2 anni la perdita da parte di questa amministrazione della maggioranza in Consiglio Comunale, che è elemento fondamentale per poter dare ad un'amministrazione gli strumenti per creare sviluppo nel territorio e nella città. Poi l'intervento degli ispettori della regione, altro segnale forte che ha dimostrato che questa amministrazione in diversi atti amministrativi non li ha adempiuti, non li ha compiuti in correttezza. Si parla di disordine amministrativo, cioè relazioni abbastanza pesanti e corpose, per poi arrivare fino addirittura alla non approvazione del rendiconto e al commissariamento e alla giunta del commissario per approvare il rendiconto. Tutti questi passaggi fanno capire a noi consiglieri, ma penso anche a tutta la città, che è chiaro che questa amministrazione non può continuare ad amministrare questa città. Quindi noi abbiamo proposto questo documento, lo portiamo alla città, lo portiamo anche ai nostri colleghi sia di maggioranza che di opposizione, proprio per valutare attentamente che non sussistono più le condizioni che questa amministrazione continui questo percorso politico. E quindi ci rivolgiamo ai nostri consiglieri, quelli che non sono qui questa sera, e anche fare una riflessione alla città di Vittoria e a tutti i vittoriesi. E anche di compenetrarla, se necessario, con le proprie idee personali. A metà settimana saranno apposte alla mozione le firme necessarie per il deposito formale, che quindi sono queste 10 firme, sono un minimo di 10 firme affinché sia formalmente depositata, dopodiché la mozione andrà discussa in un lasso di tempo che va dai 10 giorni successivi alla data del deposito sino ai 30 giorni successivi. Quindi noi riteniamo ragionevolmente che entro il 10 dicembre questa mozione di sfiducia sarà discussa nell'aula consiliare. Ci sono domande? No, avete detto tutto. Io volevo capire un po' la posizione di quelli che mancano. Anche Massolino si è pronunciata per la CGIA, non è presente Madeggio. Sì. Volevo sapere anche altri gruppi, non vedo i consiglieri Giacomo Martino, Giacomo Salerno. Hanno avuto impegni personali, già la presenza Romano Piantini, presidente, ma come? Ma sono del gruppo. Invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle avete notizie ufficiali? So che stanno discutendo all'interno, ma non si sono ancora pronunciati, né sì e né no. Loro hanno deliberato assembleare, credo che tutti noi rispettiamo la loro scelta, è quella di
decidere sulla sfiducia e in aula. Ovviamente ogni lettura, anche insomma, meramente lessicale, può essere modificata, cioè, se c'è qualche esigenza di integrazione non ci sono problemi. Come ha detto Bianca, noi rispettiamo assolutamente quelli che sono i processi decisionali degli altri gruppi, che sono legittimamente diversi da quelli che che sono oggi qui tenuti, quindi rimettiamo la valutazione, ecco, al percorso politico che è stato fatto e che credo possa avere un'unica conclusione. Fondamentalmente c'è un gruppo di 14 che aspetta il quindicesimo in corso d'opera. No, noi aspettiamo per raggiungere il numero della mozione, cioè ce ne vogliono 20, però poi sperate che arrivi altri. No, certo. Non vorremmo fare la conta, ecco, del tizio Caio Sempione. Noi questa mozione è uno strumento della città, e siccome la città è rappresentata da 24 persone in consiglio comunale, noi la valutazione la vogliamo rimettere a tutte le 24 persone che esprimano un giudizio sul percorso di questa amministrazione, coerentemente, o anche un giudizio che prende nelle ultime ore consapevolezza che questa situazione è uno stallo che deve terminare. Noi non chiediamo un percorso di anni verso questa direzione. La consapevolezza può arrivare anche il giorno prima della mozione, perché può derivare da tanti fattori anche contingenti.